Tutto in aria. Sono una genia. No, sono tornato nella lobby. Madonna, ma l'hai vedo tutta buggata, tutta a volare, fluttuante. Una tizia mi stava ammazzando. Sono qua, dolcetto, vai. Take me home, take me home now. Right foot, two stop. Right foot, two. Cerco un ragazzo su Fortnite per chi vuole id per i commenti. Sì, ma per giocare, tutti lo dicono, per giocare. Anch'io c'ho TikTok. TikTok, te volevi dire? Sì, TikTok, con lei. Ti chiamo Gabriele Retro. Cosa è il stesso nome? Stesso nome. No, Ita, però Gabriele Retro. Ti chiamo. Senza lo it. So. Sei pronto? Che hai sonno, è Riccardo? La cosa più inquietante che abbia un mai pochino. Visto. Hai visto i miei TikTok? No, cioè non so nemmeno i tuoi id. Ah, il mio id te l'ho detto poco fa, sono Gabriele Retro. Senza it però, senza it. Gabriele Retro. Certo, certo, Gabri. Ne ho due profili, che c'è anche la Ludo pure. Allora, quanti follower hai? Tanti. C'ho quello col cappuccio, quello con la cosa blu, e un altro si chiama Guglielmino, qualcosa del genere. Hai per caso 5918 follower? Sì, sono quello col cappuccio, con l'immagine blu. E ti chiami Gabriello Trobino. Cosa? No, alcuni mi dicono Gabriele torna indietro. Torna. Hai detto Gabriellino? No, no, Gabbanino no, Gabbanino. Allora, Gabriellino. Il tuo primo video è tipo atterraggio nel mondo. Atterraggio in Russia. Aspetta, ma sei su YouTube o sei su TikTok? È su TikTok te. Allora, io mi chiamo Gabriele Retro col cappuccio, 1746 follower. 1000. Sì, vabbè, buonanotte. Vabbè, ti dico il mio. Scrivi, allora, ninja. Io ne ho... Sì, Grinch, devo ninja scrivere. Ninja senza A, poi puntino, girl, tutto attaccato. Ma è Grinch o Grinch? Ninja, puntino, girl. Trattino. No, trattino, puntino. Ah, puntino. Puntino, girl. Girl? Sì, girl. G I L L. E sono quella con 679 follower che sto aspettando di arrivare. Aspetta che non mi trovo. Secondo. Sono con l'immagine di un anime. Questo qua ha 0 follower, no? No, non sono quella con 0 follower. Vabbè, te lo scrivo nella chat, va. Andiamo. Lago. Qua Nix Gil, Nix? No. Vabbè, c'è Roblox. Lo scrivi dopo, Giulia. Lo scrivi tu? Vabbè, cercami a me, Gabriele Retro. Ma Diana è scomparsa, cioè non c'è più. Scrivi a me, Gabriele Retro. mi puoi cercare tu? Fai prima. Ho anche la batteria scarica. Allora, ti dico i miei di sono Gabriele Retro e un altro Gabriele Guglielmin 1. Venite da me.
Oh. Oh, non. Mi. Ma Ricky? Sono qui. Qua è... Qua sono. Non ti vedo. No, io ti ho detto. Sono Gabriele Redro sul coso. E c'ho. Sì. Te lo scrivo dopo sulla chat, ora pensa a giocare. Perché già il fatto che sei lontano da. Vabbè. Sì. Arrivo. Bello se sotto taglia. No, proprio a me. Oh ma se per la taglia di Gabri ce la fanno. Cioè a me caglia no. Cioè, devo morirci in questo gioco. Io non sono mai sotto taglia, cioè mai nella mia vita. Vabbè, io sempre ci sono stato. E cioè credo. No, Kaglia no, non è su 15, devi mettere la stessa la taglia. A me voglia quanto mi hanno fatto le taglie, perché io ti guardavo, vero Kaglia? Ma abbastanza. Quanto la gente che mi pushava poi, mi ricordo io. Hey Shadi, hey darling. Non ci credo. Com'è possibile che sei già morto? Senti, se mi hai fatto esplodere quanto di bizze non è colpa mia. Ah, ma ti sei ammazzato da solo, dimmi no. No, mi ha ammazzato quel tizio le granate. Oddio! Ho le mani fredde. Lo so. Come Spider-Man, mani di ricotta. Madonna, mi sono pigliato. Ti ha pure finito poi. Mi sono pigliato un infarto, Ricky. Perché? Mi sono spaventata con il colpo di bomba, con le cuffie che stanno tipo al volume tipo molto al massimo. Otto di vita. Sono spaventato, devo curare a Riccardo, torniamo nella lobby? Sì, certo, così, certo. Così te lo metto, va. Conosci Kamala criminale. Poi ti seguo. Sì. Io mi chiamo Psycho. Ah, io guarda così, Gabriele Redro. Mi piace il gambe. E poi l'altro si chiama. L'altro si chiama. Mi chiama Psycho. Mi piacciono i manga, gli anime, non ti posso dire. Adoro. Gabriele. Così l'altro, eh? Aspettate nel lobby, aspettate. Se forse. Ma se. Ti ho mandato la. Sei tu? Ma cosa? Ah no, qua. Questo con manga? 9 follower c'hai? Chi. Potete levare le canzoni sad, grazie. Hai 9 follower? No, 9 follower. Quanti ne hai? 600 e qualcosa. Ti ho seguito. Ma perché ho difficoltà a trovarti? Allora, 679 follower. Se vai nei tuoi follow. Se vai nel tuo account, vai sui tuoi follower, schiacci là e trovi il primo che ti ha seguito. Io mi sa che sono tipo la prima. Ah, ma quindi qua sei tu? Nigigis? Okay. Ninja Gil, sì, esatto, sono io.
Non ne hai 4 follower. Non ho 4 follower, ne ho 679. Ma qua c'è scritto 10. Ah, 179, qua, sei tu? Eh? 179, qua. Mi passione, dance, love, life, sei tu? Oh, oh, ma perché non ti... Tu mi hai seguito nel primo o nel secondo profilo? Non sto guardando il tuo profilo. Ricky, leva ste cacchio di canzoni. Ricky! Non sono canzoni, sono video. Sì, però togli il video. Che tanto ora dobbiamo andare in partita. Baby Shark! Cos'è? Vabbè, mi dissocio. Sei tu, allora... sei tu quello cerca... che si chiama... Ciao, sono Gabriele dietro. No, come... Vabbè. Sì, ciao, sì. Sono Gabriele, vi faccio ridere. Ridere? Giorno... Sì, sono io. Ne ho due profili. Ok, io sono nel tuo primo, mi sa, o secondo. Gabriele dietro, mi pare. Sì, sono nel tuo. Perché nel secondo io faccio pure primo, video. Nel primo TikToker. Nel primo. Ne faccio due. Io sono nel tuo primo. Aspetta, possiamo anche dall'altro. Lianna, dammi tempo. Aspetta, metto pronto. Cosa? Bella sta musica. Trovato. Ecco, ti sto seguendo anche dal secondo canale. Con Gabriele Tro. Ma che sta facendo Riccardo? Sto sentendo qualcosa di... Ora ti ho seguito anche nel tuo secondo canale. Ma non YouTube, è di TikTok. Io ti ho detto, sono andata nel tuo secondo canale su TikTok. Io difatti li chiamo canali. Io non ci vado mai su YouTube. Ah, eccoti, io cliccavo su seguiti. Io cliccavo su seguiti. E devi andare su follower. Lo so, ho sbagliato. So che lo trovavo lì. Guarda, ti scrivo anche Ludo. Questo. Qua ti ho scritto un commento. Diana. Ti ho scritto anche come si chiama Ludo. Quelli sono i miei secondi canali. Quello è di Ludo e quello è mio. Hai visto che video ho fatto? Sono io quello nei video miei su Gabriele Retro. Alcuni mi scrivono. Ma Riccardo se n'è andato, dov'è? Ma Riccardo non c'è più? Dov'è Riccardo? È nella lobby? Ragazzi, io provo a mettere pronto, ma non mi piace entrare in partita. C'ho Baby Yoda pure. Torniamo nella lobby? Torniamo nella lobby? Ti ho messo anche qualche video. Sì, ma torniamo nella lobby? Sì, arrivo. Comunque se vedi video quelli là è perché mi piace Millie Bobby Brown, quella di Stranger Things. Infatti ho tante cose a casa.
Anche a me piace Stranger Things. Allora. Io c'ho il libro, l'ho comprato. Io ho invece un diario per scrivere. Anch'io. Quello là tipo Danelli con le cose. Ti ho messo un po' di like. C'ho anche, grazie, c'ho anche il CD di musica di Stranger Things. Io invece solo su Spotify, casomai le loro canzoni. C'è anche quello craccato su Spotify. E poi... Metti pronto, Riccardo. Aspetta, mi metto leader, il cazzo, aspetta. Vai, ti ho messo leader. Non mettere pronto per ora. Vai, ora puoi rimettere. Ho messo. Ma Gabri, tu hai un fratello o una sorella? No, siamo tre fratelli. Ah, ammazza. Abbiamo un sacco di cose in comune. Abbiamo anche un po'. Lo sai che cosa? Abbiamo collezione di tante cose, infinità. Mamma Io c'ho, mia. C'ho il cappello di Pikachu, poi abbiamo i Game Boy, quelli antichi. Io invece ho una sorellina che rompe le scatole. E vabbè, sono sempre così, perché sono, quando piccoli sono così, vogliono giocare, vogliono fare qualcosa. Ma lei non è, cioè, la, cioè, vabbè, gioco, fanno così. Dicono che i bambini maschi sono tranquilli e le femmine invece sono pazzerelle, questo è vero. No, ma ti posso dire una cosa, qua sopra, vicino a casa mia, sopra, di sopra, ci sono tutti i bambini, ha 5 bambini, 6 bambini, e giocano tutti quanti, io sento ogni volta, non posso dormire, tu, il girello, madonna. Ludovico io la conosco. Cioè, perché siamo, non siamo vicini di casa, ma... È un po' lontano, però lei mi ha regalato un pupazzetto, non so se vedi su TikTok, che c'è la cacca, che me l'ha regalata lei. Ah sì, l'ho visto, ti ho messo pure il like. E poi più sotto ancora, non so se ci sono i video che ho fatto con lei, che ho ballato, giocato lì. Non so se hai visto, c'ho il cappello di Pikachu, infatti tutti mi fermano, dicono, mi fai la foto, ci facciamo la foto, no. Sì, vabbè, che sei diventato famoso. Solo per quel cappello, me l'ho comprato 20 euro al GameStop, che devo fare? Ho detto, no, ma io adoro questo cappello, ci giocavo da piccolo con i Pokémon, tutti quanti mi fermano, prendo il negozio. Poi io ne prendo un altro. Ehi, facevo la foto, no, scusa, non ti conosco. Come una ragazza, l'ho aiutata perché siccome cercava Groot, non c'era, dicevo, in cassa, poi ho detto, sì, grazie, l'hai trovato. Io c'ho il PC da gaming. Idem, anche una postazione bella, molto bella. Tutti con i LED. Pure io, ci ho messo i LED. Coro Ricky! Cosa? Lui che sta ascoltando le C'ho anche la PS1, tu ce l'hai la PS1? Io ho la PS4 e la PS2. Allora, sono sincera. Anzi, mio padre ha avuto tutte le PS, ovvero io dalla prima tutte. Alla 5. Io ce l'ho tutte, dalla prima all'ultima. No, all'ultima non ce l'ho ancora. C'ho l'Xbox One. Mio padre One. Ha avuto tipo tutte le PS, però ovviamente... C'ho la PSP, la PS Vita, Nintendo DS. Andiamo da Giulia, dai. Andiamo da Puglia. Io dico Giulia perché è un nome di mia cugina. Sorry, pensavo, ti ho fregato tutta la roba. No, pensavo che fossi un nemico, ti stavo ammazzando a picconate. Così, vieni qua, brutto sto. Ragazzi, c'è boss. C'è baby Ribo, boss, c'è baby butto. Boss. Mi butto. No, così. Yeah. Ma cosa? Qua c'è una missione, Riccardo, non la so fare. Ah, non è un boss. È un nemico. Che cosa ti piace fare nel tempo libero? Giocare e dormire. Io con sto Covid dormo sempre nel letto. Ma... Sempre. Ah, eccola! Aiuto! Sì, è Ludo. Ma... Sono sincera, nel tempo libero mangio. Sì, vabbè, ma è fortissima. Sì, però... Addia, qua... ci sono pure io. Ma cosa? Già l'hai ammazzato. Ma sei invincibile. Vabbè,
Vabbè, lei ma tu sei la vera Tomb Raider, te lo devo dire, sei la vera Tomb Raider, non... altro che il gioco, sei la vera Tomb Raider, tu ammazzi ma tutto. Chi è questa Tomb Raider? Cioè non la conosco nemmeno. Questa che c'hai tu, Tomb Raider, è un gioco. È un? Un gioco. Un gioco. Vi sto dando scudi per voi, tenete. Da portare tutti qua. Dove pingare sì, tu, io c'ho i medikitti. Usiamo medikitti perché è un gatto. Medikitti, kitti. Nessuno guardando? Nessuno la... io. Allora avete presente quando andate in giro e vedete i cosplay e la roba del genere vestiti? Sì, io ci sono andata. Ci sono andata. Ho visto Thanos, la statua. Gli ho dato uno schiaffo. Era vero. Poi vi ho fatto una foto. Ma io comunque sono di Catania, te l'ho detto, vero? Io a Catania c'ho l'Etna Comics. C'ho l'Etna Comics, c'ho. Poi mi sono tipo comprata una statuina della deriva. E niente, cioè mi sono comprata quella roba là, c'era il piccone della bomba loro, però io no, no, dai. No, dai, ma sul serio? Ma stiamo scherzando? Caricare sta anche tigrando. Io non statuette non c'ho quella di Watch Dogs. Ti stai triggerando, vero? Sì. Sì, ma il tuo tempo non lo trovo neanche un pompa. Cioè, che sfiga. Ciao. Ciao. Buongiorno. Io me ne sono buttata. Lui. Io. Ciao. Ciao. Tutto normale. Ciao. Ciao. Tu che ti butti da un piano e non ti fai niente, il tuo amico strano, aperto a bocca, dicendo ciao. Io. Ciao. Come ciao, va? Sono Antonio. Ciao, sono Gabriele, no, sono Barbara D'Orso. Lo sai io come la chiamo questa qua che sto lanciando? Gioco sempre con lui, la chiamo cartegenica. Ah, cartegenica. Faccio... Io la chiamo rotolo di cartegenico, perché appena li lancio, rotoli a pezzo di... perché ha una forma di una cartegenica, guarda. Ok, quindi queste non sono bende ma delle carte igieniche, benissimo. Sì, sì, sì. Benissimo. Gabri, devi andare in bagno, vero, tieni queste bende, ma non benissimo. Sedere. Bene, bene, ma non benissimo. C'è una cosa là sotto. Lo prendo io, la prendo io. No, no. Già, hai GTA per caso? Io no. Sul PC lo sai che lo danno gratis? Lo so, però non è che mi piace molto. Mamma mia, ci volevo giocare. C'ho GTA, poi c'ho Minecraft sul PC. Ok, ce l'ho su... Minecraft però sulla Play. Io su PC ne ho shoppati due. Io invece ho tenuto Minecraft versione gratis. No, io l'ho shoppato due volte al GameStop. Così ho due profili. E shoppo un sacco. Anche un sacco di peluche c'ho forse ho fatto un TikTok con i peluche. C'ho anche la statuetta di Crash che tiene il controller. Oh, vieni, c'è una io mela. Invece tipo ho detto pure come tenere il controller, però quello c'è la mia padre. Sì. Detto pure bello. Esiste anche la testa che parla da sola. Io ho tanti personaggi di un gioco che è veramente molto vecchio, cioè non penso che lo vendono ora, cioè spero che lo rivendono. Cosa? Dimmelo. È un gioco dove devi mettere delle statuine dove sotto c'è qualcosa, un segno blu. Ah, vabbè, no, ce lo so, vabbè. Dama? Ma è uno schifo, vero? No, per me era tipo come un gioco bellissimo. Ma a me non c'è super, anche no, il gioco dell'oca? Mario. Il gioco dell'oca? Non Super Mario, ma un altro. Lo so. Madonna, era bellissimo. Io ce l'ho giocato dalla mattina alla sera. Avevo tanti personaggini. Ne avevo tantissimi. Ora, difatti ce li ho ancora. Ma perché non ti compri al GameStop il Monopoly di Stranger Things? Esiste. Non so, ma io difatti ce l'ho già quello originale. No, lo volevo anche in modo. E io ora l'ho scoperto che esiste quello di Stranger, ora l'ho scoperto perché io l'ho comprato quando è uscito. Ma quanto deve costare? 49, 40. 40, vabbè, tipo io c'ho Baby Yoda che è costato 75, tipo quanto una casa è costato.
Baby Yoda. Io invece anch'io Baby Yoda, però l'ho dato quello che parla qua compleanno. Allora, vediamo se parla un attimo. Ci sto toccando la testa. Sta parlando, lo sentite? Oddio, è troppo carino. Io ho l'unica statuetta, cioè non è vero. Fatto anche io giusto. Delle statuette di anime. Ho Nezuko, Tanjiro, Deku di fatto My forza, Hero Academia. Ho un personaggio di One Piece che non mi One ricordo Piece, madonna. No, One ce l'ho, Piece, io ce l'ho One Piece, lo sai? Forza! Mio fratello! C'ha Nami! C'ha Nami, poi abbiamo. Quando io sentivo la sigla io. Niente, vado a ballare, scusate, ma devo ballare. Sì, ma io. C'ho praticamente c'ho anche il gioco per PS1 comprato. E poi abbiamo i DVD. Quelli là proprio presi dalla fiera. Però tutti collezionati. Vero, no, vabbè. Sinceramente mi vorrei anche dissociarmi. Ma perché c'abbiamo un sacco di cose? Se tu mi vedi su Instagram condivido un sacco di cose io. C'ho un sacco di. Io sinceramente vado su Instagram solo per vedere i meme, oppure le storie che dicono vai sulle mie storie di Instagram per vedere la storia completa, io va bene. Ah, ma se Instagram. Tu vedi, a me mi hanno seguito un sacco, no, mi hanno seguito un sacco di persone, ma mi hanno visto la storia, un sacco di persone famose. Di che storia voglio sapere anch'io. Tipo allora, per esempio, ne dico una a caso. Vai su TikTok, vedi una storia. Sì. Uno dice vai sulle mie storie di Instagram per vederla tutta completa. Ecco, io ci vado. No, lo sai che la mia storia riassunto di Instagram. Ma mica perché tu metti like, giusto? Esatto. Lo sai, chi mi ha visto la storia? Mi ha visto la storia. Non so se tu lo conosci, quello là. Red Elf, quello là che fa. Ah, sexy and oh no. Quello lì, lui. Oddio, quella canzone è vecchissima come il tempo. Mi ha visto la storia, mi ha visto. Per 5 volte. Cade, ho visto cadere male, te lo giuro. L'ho taggato, lui mi ha visto la storia. Non lo so, ma allora, se conoscete Gumball. Sì, Gumball sì, me lo vedo tutti i giorni. Ok. Ah, mi stanno sparando! Tranquillo, ci sono io. Brutto schifoso. Ma questo non muore. Ma questo non vuole morire. Dai, chiudi, Giuliano. E chi ci viene a dare una mano? Che questo non vuole morire. Io sono qui. Sto sparando. Steso. Che poi non lo so, una volta. Finisce, finisce. Cioè, entra, però. Mi ha messo mi piace Greta Menchi. Lo sai? C'ho lo screenshot. L'ho messo il compagno. Cara, stai andando in compagno. Mi ha messo mi piace Greta Menchi una volta. Poi una cantante mi ha messo comunque, mi piace. Comunque stavamo dicendo Gumball, c'è un episodio basta che andate su Netflix. C'è un episodio di una infezione. Cosa? Forse su Netflix non c'è Gumball. Sì, cioè basta che scrivi il suo nome e lo trovi. Gumball c'è. C'è un episodio ma abbastanza creepy. A me mi piace quello che del Bucket Challenge. Una infezione della felicità. Io so fare la voce di SpongeBob. Io invece quella di Paperino. Vabbè, anche mio fratello, io so fare quella di SpongeBob. Vieni da curare poi. Ricky, vai cura. Cosa? Ciao, Ricky! Sono SpongeBob! Dove l'hai lasciato, Patrick? Così, hai visto? No, quella sembra più la voce di. SpongeBob. Di Mario. Super Mario! Wow! Occhi da e quando hai fatto l'urlo sembrava più quella di Mario. Io non lo so, io da piccolo mi vantavo di avere un padre perché si chiamava Mario. Dai, ma no. Ma io lo sai, allora. Ma io lo sai che io c'ho un altro profilo che si chiama Super Mario, si chiama. Che lo uso, c'ho la modalità. Come si chiama? Allora, stavamo dicendo, l'episodio di Gumball è abbastanza creepy. L'apocalisse della felicità. Infatti questa storia si tratta abbastanza vera. Dove c'era Gumball, le donne che erano. Aiuto! Allora, tutti i giorni lunedì, che loro erano arrabbiati perché è lunedì. Cioè, si capisce. Finita la domenica, il sabato. Attenzione che si ritorna.
quindi il padre stava giocando con la sua Nintendo con la sua Nintendo Switch tarocca. Veramente. Anais, la sorella, ha detto: qualcuno ha bisogno di un abbraccio. Il padre ha abbracciato lei invece di loro due. Lei ha detto: no, io, loro due. Lui di fatto ha detto: che succede, loro due? Oggi è lunedì. Oh, dai, un abbraccio super carino. Loro, che cos'è? Sembra schifoso. Lo sai, chiamo, padre... lo sai come la chiamo a Ludo? Lunedì la chiamo. Quando certe si volte. Sono fatti abbracciare dal padre, sono tipo stati io normali. Io c'ho l'uovo di Pasqua di Gumball, quindi. Sì, sono tipo stati normali. Poi con il passare un po' di ore sembrano tipo tutti felici. Cioè erano loro due. Difatti la signora Scimmia, come cacchio si chiama? Sì, lo so, la signora Scimmia, ha giusto, detto, giusto. Ha detto, sì, perché signor, voi signorina due? Signorina Scimmia deve chiamare. Oh, attento! Scimmia, ve lo dico. Eccolo! Loro due volevo... loro due? Dai, io non riesco a giocare perché...